Un evento importante di respiro internazionale, Piacenza si confermerà come città d'arte e cultura proprio con una mostra che vede la collaborazione di tanti, di tante città, e devo dire che sarà una forma anche di riscatto per una comunità che è stata a lungo ferita dal Covid e che ha voglia di ripartire alla grande, e quindi come amministrazione abbiamo cercato di fare questo percorso che poi è stato condiviso anche da altri partner ovviamente, ma che ha portato un risultato straordinario. Noi diventeremo davvero un punto di riferimento per i Clint, per questa mostra che ha la possibilità di avere un respiro ampissimo, e quindi è con orgoglio che oggi siamo qui a questa inaugurazione. Diciamo che c'è una situazione che va tra il risarcimento, un risarcimento per essere state private per lungo tempo di un quadro così prezioso, e riscatto proprio per questa volontà di dimostrare quanto vale questa città in termini di cultura e di arte. Questa mostra è tutta incentrata sul ritratto di Signora di Klimt, esattamente come la mostra precedente, Klimt e i maestri segreti della Ricciodi, metteva a confronto il ritratto con altri artisti presenti nella galleria. Questa invece, incentrata specificamente sul ritratto piacentino, e ormai si dirà sempre il Klimt di Piacenza, si articola in modo da far capire sempre meglio e più approfonditamente questo ritratto, dunque la formazione di Klimt, le sue prime opere, il contesto simbolista, gli artisti che l'hanno affiancato, suoi compagni di strada, fra i protagonisti della secessione fino a Schiele e Kokoschka, e infine i ritratti, una scelta di straordinari ritratti che idealmente si ricollegano a quello di Piacenza, e infine gli artisti italiani che, innamorati di Klimt, l'hanno interpretato originalmente. Insomma, il centro della mostra è il ritratto di Klimt, e intorno a questo ritratto tutto ruota del mondo klimtiano.